Zucchi l'ha messa nel momento in cui ha deciso di dialogare con il proprio consumatore in un modo un po' diverso, cioè lui doveva comunicare la trasparenza della sua filiera e la qualità del suo prodotto, ha voluto farlo non solo con una semplice campagna di comunicazione che spiegasse com'era, ma ha voluto farlo coinvolgendo in un'attività, quindi in un'esperienza, il consumatore, facendo in modo che questa esperienza diventasse formativa e così sono nate le Blending Experience. Sì, voi sapete bene quanto il mercato degli oli d'oliva, il settore degli oli d'oliva è complesso, molto fragile ed è complicatissimo da raccontare anche per degli specialisti. Quindi nel momento in cui noi avevamo bisogno di spiegare perché per esempio in Italia ci sono 300.000 tonnellate di produzione a fronte di un consumo interno di 600.000 e altre 400.000 tonnellate di esportazione, quindi su un fabbisogno di 1 milione c'è una copertura solamente del 35% della produzione nazionale, avevamo bisogno di tempo. Ma il consumatore, il tempo è prezioso per il consumatore. Allo stesso modo avevamo bisogno di raccontare lo sforzo grandissimo che noi stiamo facendo per mettere insieme 6 organizzazioni olivicole, 2 organizzazioni di frantoiani, e una filiera estremamente parcellizzata e molto influenzata dalla politica, a volte nel bene, a volte nel male. Quindi, per noi era fondamentale farlo, era fondamentale poterlo fare con persone motivate e certi risultati anche dal punto di vista ambientale, oltre che di impatto sul consumatore, nascono da assunzioni, da selezioni di persone convinte dei valori di un'azienda. E ci siamo inventati la Blending Experience. La Blending Experience che cos'è? È semplicemente un'occasione molto molto interattiva in cui il consumatore non solo assaggia, perché di corsi di assaggio ce ne sono davvero tanti, l'assaggio è fondamentale, ed è l'unico modo vero per leggere e conoscere un olio d'oliva, un olio extravergine di oliva. Ma abbiamo provato a raccontargli qual è il nostro processo, qual è il nostro valore aggiunto. Il valore aggiunto in un'azienda come la nostra è un valore aggiunto poco raccontato nel nostro settore, che è il concetto di fare blend. Allora, ai consumatori cosa proponiamo? Proponiamo alcuni oli ingrediente, di cui non conoscono la provenienza, non conoscono il tipo di cultivar, e li guidiamo a costruire il proprio blend, il proprio profilo di gusto. E poi ad abbinarlo a dei piatti, perché l'ambizione nostra è quella di educare il consumatore, di allargare, di fare trade-up dello scaffale, dei consumi. Oggi il vino ha i suoi problemi, ma è 20 anni avanti l'olio. Allora oggi c'è una segmentazione di scaffale straordinaria, l'olio non ce l'ha, tutti vogliono l'extravergine, tutti vogliono che costi poco. Allora è necessario fare un lavoro certosino nei confronti del consumatore per arrivare ad un certo obiettivo. Noi oggi abbiamo attività settimanali, per esempio su Milano, le stiamo allargando massicciamente, anche perché crediamo molto nella passaparola. Un prodotto come il nostro non può oggi puntare e resistere a del livello promozionale del 65-70% che c'è oggi sul scaffale, quindi noi cerchiamo altre strade. Risultati per i trade che hanno creduto un po' prima di altri nel nostro progetto stanno arrivando. In 6 mesi abbiamo già raggiunto alcuni competitor con un livello promozionale bassissimo e con un posizionamento di prezzo elevato. Io non sono né per l'high low né per l'everyday low price, anche perché low alle imprese fa sempre un po' inquieta. Magari dobbiamo riuscire a lavorare con l'everyday right price. Ecco, questo esempio dimostra che effettivamente il modo migliore per comunicare la propria sostenibilità è coinvolgere i consumatori in un'attività concreta come quella che proponete voi.